Il Parlamento europeo organizza una grande conferenza a Bruxelles con la comunità musulmana per discutere insieme su come fermare la radicalizzazione nell'Islam. Abbiamo incontrato il suo promotore, il vicepresidente dell'Europarlamento, Antonio Tajani. Antonio Tajani, buongiorno. Buongiorno. Qual è lo scopo di questa conferenza? Vuole dimostrare che c'è un Islam che si impegna contro la radicalizzazione. Abbiamo chiesto ad alcuni parlamentari europei di religione musulmana di presiedere i tavoli di dibattito, e questo credo che sia anche un modo per aprire un confronto, far capire che non c'è da parte nostra nessun tentativo di isolare l'Islam, anzi noi vogliamo che l'Islam isoli i terroristi. Ho visto nel programma che c'è un panel sul ruolo delle donne nell'Islam. Spesso vediamo che le madri, per esempio, dei ragazzi che sono partiti a combattere, loro dicono che si sentono un po' abbandonate dallo Stato. Bisogna ascoltarle di più? Ma assolutamente sì, dobbiamo permettere loro di agire meglio nelle loro famiglie, di essere portatrici di messaggi di pace, perché possano aiutare i loro figli a comprendere che si può essere musulmani e praticare la propria fede in Europa senza dover scegliere la via del califfato, la via del terrorismo. Ma secondo lei la religione c'entra davvero nella radicalizzazione dei giovani? Purtroppo c'è chi utilizza la religione per far crescere il proprio consenso politico, per colpire l'avversario politico. Chi spara in nome di Dio spara contro Dio, questo è un po' il senso anche dell'azione che stiamo svolgendo. Serve avere appunto una formazione di imam europei, cioè che predicano l'Islam europeo, non l'Islam come strumento di contrasto tra il Medio Oriente, l'Oriente e l'Africa del Nord e l'Europa. Ci sono molti giovani, sempre di più, che non sono musulmani all'origine, sono dei cristiani che poi si sono convertiti alla religione musulmana e si sono radicalizzati. Abbiamo quindi sbagliato pure noi, diciamo, nei nostri valori cristiani, non sono più dei valori che attirano i nostri giovani. Ma noi dobbiamo avere il coraggio di difendere la nostra identità. Quando vedo che in una scuola della Lombardia non si celebra il Natale per timore di offendere i bambini musulmani e le mamme musulmane ci dicono perché non fate le vostre celebrazioni, noi ci veniamo con grande piacere. Vuol dire che noi stiamo arretrando culturalmente. Io credo che tanti ragazzi musulmani, vedendo i cristiani che rinunciano alla loro identità, li considerano deboli, li considerano poco, come posso dire, affidabili da un punto di vista spirituale. Antonio Tajani, grazie.